Perfetto, buonasera a tutti. Siamo in diretta con questo nuovo appuntamento di Zeus Live, una diretta organizzata dall'associazione Zeus, questa sera in compagnia dell'associazione Ligure Astrofili Polaris con la loro presidente che è Alessandra Raffaele. Ciao Alessandra. Perfetto, buonasera a Ciao tutti. Giacomo, Siamo buonasera a tutti, grazie di avermi invitato e sono molto contenta di poter parlare di questi argomenti con voi. Grazie mille. Contenti anche noi perché questa diretta, questo evento, era un evento al quale avevamo già pensato prima del lockdown. Prima del lockdown volevamo realizzare questo evento sulle bufale spaziali, sulle fake news, che è un format del quale noi già ci occupiamo da tempo e volevamo Infatti. farlo con voi. Avevamo organizzato questo palle spaziali e poi praticamente a pochi giorni prima del vero e proprio lockdown abbiamo dovuto annullarlo senza neanche aspettare poi alla fine l'annullamento di tutti gli eventi. Ecco, abbiamo deciso perché ci Certo. sembrava la cosa giusta da fare. Pertanto. Esattamente, quindi ci siamo detti, prima o poi lo rifaremo magari online e quindi ora ci siamo trovati a farlo appunto online. In una sorta di divulgazione a distanza, ci può piacere come Ci termine. piace, qualunque cosa riguardi la divulgazione a noi piace, alle nostre due associazioni piace molto, quindi va Esatto. benissimo. Ho visto anche che voi avete iniziato a fare degli astro cocktail, giusto? Online. Sì, anche noi ci siamo dovuti adattare a questa nuova situazione, però abbiamo imparato anche a fare cose diverse, abbiamo acquisito delle competenze diverse. Adesso stiamo anche noi pubblicando sul nostro canale YouTube, che è il canale Astrofili Polaris, dei video di divulgazione su vari argomenti di astronomia, astrofisica, cosmologia e argomenti comunque a carattere astronomico. Quindi Ottimo. questa rassegna l'abbiamo chiamata Astro Cocktail, proprio per spiegare, per caratterizzare il fatto che è molto varia come un cocktail e che parla di tantissime cose, sempre nell'ambito della divulgazione scientifica. Ottimo. E questa sera invece appunto parleremo di fake news, ma non solo, unite diciamo nel mondo spaziale, cioè delle fake news e disinformazioni in ambito spaziale, ma non solo. Direi che possiamo iniziare subito. Iniziamo. Iniziamo subito. Vediamo se. Perfetto. Ok, intanto io chiedo a chi ci sta seguendo se avete delle domande, degli approfondimenti da fare, qualunque cosa, di scriverci pure e anche dirci se eventualmente si sentisse male o qualunque cosa, ce lo scrivete nei commenti della diretta e noi vediamo eventualmente di rispondere e di risolvere il problema. Ok? Allora. La nostra presentazione si chiama Palle spaziali, fake news, istruzioni per l'uso. L'avevamo iniziata noi di Zeus, avevamo iniziato a parlare di fake news ormai 2 o 3 anni fa circa, quando eravamo stati chiamati dal Museo di Storia Naturale, dall'associazione ADM, per parlare appunto di fake news, di che cosa fossero e come difendersi. Quindi un po' del debunking, un po' di tutti i meccanismi che stanno dietro alle fake news, eccetera. E di volta in volta abbiamo riadattato questa presentazione. Intanto chiariamo subito una cosa: che cosa sono le fake news? Perché di fake news se ne è parlato veramente tanto, soprattutto in questi ultimi 4-5 anni. Molto spesso è stato utilizzato il termine fake news per parlare di una bugia, una notizia che non piaceva al politico di turno. Soprattutto in politica se ne è parlato tanto, e davvero praticamente in quasi ogni giorno si sentiva una fake news diversa, un giornalista che parlava di fake news. Ma precisamente la fake news, la definizione di fake news è informazione falsa. Etimologicamente la traduzione di fake news è notizia falsa. E che quindi molto spesso, se noi ripensiamo a quelle che erano le fake news che abbiamo sentito in quest'ultimo periodo, non tutte erano magari delle informazioni totalmente false o magari erano solamente informazioni un po' manipolate. Ecco, quindi il termine fake news è un termine che a noi di Zeus e in generale al mondo del giornalismo non dovrebbe piacere molto perché è troppo
utilizzato male. Il termine che a noi piace utilizzare è un po' quello di bufala, che è significa, è definibile come notizia priva di fondamento ed è molto più generico ed è molto più vago e può essere utilizzato molto più a cuor leggero, mettiamola così. A noi piace utilizzare il termine bufala perché è anche un pochino più appunto leggero, un po' più giocoso e si può utilizzare in maniera più libera. Se approfondiamo un po' l'argomento, però, scopriamo che dietro a tutto questo mondo di bufale e fake news ci sono dei termini ben precisi. Tre termini in particolare che sono malinformazione, disinformazione e misinformazione. Sono termini specifici, molto, molto specifici e che hanno dei significati precisi. La malinformazione è un'informazione basata sulla realtà, ma utilizzata per danneggiare qualcuno o qualcosa. Ad esempio, un pettegolezzo messo in giro per danneggiare qualcuno. Ci fu qualche tempo fa il caso di quel politico, di quel giudice che era stato, diciamo, preso in giro, era uscita la notizia perché aveva dei calzini di un colore vivace, ecco. Quella è una malinformazione, è un'informazione vera ma utilizzata per danneggiarlo. La disinformazione invece è la deliberata creazione e diffusione di informazioni note per essere false, per danneggiare qualcuno o qualcosa. Quindi io creo una bugia, creo, in questo caso posso dire che creo anche una fake news per danneggiare qualcuno, però io so quello che sto facendo, io so che quell'informazione è falsa e la creo per danneggiarlo. La misinformazione invece è quella alla quale noi tutti siamo più soggetti ed è l'involontaria creazione o condivisione di informazioni false senza voler arrecare un danno. Ad esempio, se noi condividiamo un post su Facebook perché l'ha condiviso mio cugino, io penso che sia vero, io in questo caso, e magari non lo è, o non del tutto, io in quel caso sto facendo misinformazione perché sto mettendo in giro un'informazione non del tutto vera o magari falsa o manipolata. Però, diciamo, in buona fede, mettiamola così. La misinformazione la fa non soltanto l'utente, non soltanto noi sui nostri social, ad esempio, ma la può fare anche un giornalista che magari prende una cantonata dal punto di vista giornalistico. E questo è molto, molto grave, però succede veramente spesso e lo vedremo nelle prossime slide. Questa è la divisione che viene fatta dell'information disorder, quindi si riprendono i tre termini che sono misinformation, disinformation e malinformation e la malinformazione si vede che è in questo cerchiolino che riguarda diciamo, malinformazione e disinformazione sono create per danneggiare qualcuno. La misinformazione invece non è creata per danneggiarlo, ma è comunque un contenuto falso messo e diffuso in giro. Perché si fa disinformazione? Quindi perché si creano dei contenuti falsi o comunque in maniera conscia? Per diversi motivi. Ci possono essere motivazioni politiche, cattivo giornalismo, non ci sono abbastanza fondi, non ci sono abbastanza dati e quindi viene fatto un cattivo giornalismo molto, magari poco approfondito, propaganda, si vuole sostenere questo o quel prodotto, ad esempio, questo o quel partito politico, parodia, se io faccio una parodia di qualcuno mettendo in giro delle informazioni false o magari accentuandole, quindi modificando in realtà delle informazioni veritiere, accentuando alcuni particolari, io faccio una parodia, ma sto facendo disinformazione, perché magari qualcuno quella parodia potrebbe interpretarla anche in maniera veritiera. O per un altro interesse. Ci sono tantissimi modi per disinformare, non staremo a vederli tutti, dal utilizzare una fotografia decontestualizzata, oppure usare la fotografia giusta ma mettere un testo modificato, oppure utilizzare il contenuto falso al 100%, che è proprio la definizione esatta di fake news. La misinformazione è quella che a noi interessa maggiormente. Perché è quella che ci riguarda, come abbiamo detto, più da vicino. La misinformazione è quella che noi facciamo con le condivisioni sui social, ad esempio. Vediamo ad esempio YouTube, Twitter, Facebook, Instagram e tanti altri. Se noi condividiamo o mettiamo mi piace ad un post che ha un contenuto non veritiero, non vero, non completamente vero, magari modificato o mal interpretato, noi stiamo facendo misinformazione, dobbiamo essere consapevoli che la condivisione di
bufale può venire anche da noi in maniera totalmente in buona fede, ecco. Ad esempio, i famosi messaggi su WhatsApp che tutti noi avremmo ricevuto, soprattutto in quest'ultimo periodo: condividi prima che lo censurino, fai girare il prima possibile, clicca cosa è accaduto oggi, eccetera, eccetera, o mandalo magari a 10 amici. Sono tutti esempi di misinformazione, perché noi condividiamo informazioni che riteniamo essere vere e che in realtà non lo sono. Noi però, ad esempio, in questi casi possiamo riuscire a scoprire se queste informazioni, se queste notizie sono vere o meno. E in questa presentazione tenteremo di capire come fare utilizzando degli esempi del mondo, appunto, come abbiamo detto, degli esempi dallo spazio, mettiamola così, giusto? Giusto. Primo esempio: moriremo tutti perché un asteroide ci colpirà il mese prossimo e sulla Terra ci saranno cataclismi. Questo è un articolo di Libero del 26 gennaio 2017. Mi sembra che siamo ancora tutti qui, pandemia a parte, ecco. Però comunque, questo è un esempio di titolo clickbait. Viene definito così un titolo che attira molto l'attenzione del lettore. E quindi io cosa faccio? Vado a cliccarci sopra per capire che cosa c'è scritto. Questo è la prima cosa da fare quando noi leggiamo un articolo, vediamo un articolo di questo tipo. Intanto l'ideale sarebbe, se vediamo un titolo di questo tipo altisonante e un po' assurdo, evitare di cliccarci sopra per dare visibilità al giornale stesso. Però questa volta è difficile. In questo caso io mi sono andato. Ho cliccato sull'articolo, non mi sono fermato al titolo, quindi ho continuato la ricerca e mi sono andato a leggere l'articolo. Leggendo l'articolo, cosa si scopre? Si scopre che la Terra sarà colpita da un asteroide, bla bla bla, secondo l'astronomo Dionim Damir Zakharovich, catastrofista, ripreso dal Daily Mail, ma la NASA rassicura perché si tratta in realtà di un... di una, cioè, praticamente il titolo dice una cosa e l'articolo in poche righe smentisce totalmente quello che viene detto dal titolo. Sono andato un po' a cercare le fonti di questa notizia e ho trovato diversi giornali che lo riprendevano e tutti poi dicono: ah sì, questo astronomo dice queste cose, ma in realtà la NASA dice che è una bufala. E la NASA dice che praticamente non ci si deve fidare di questa persona perché bla bla bla. In più, diciamo, in questo articolo si parla anche del famoso pianeta Nibiru, che voi sicuramente di Polaris conoscerete molto bene. Purtroppo sì, Che cos'è Nibiru? è un pianeta ipotizzato, cioè secondo i complottisti era un pianeta reale che avrebbe dovuto impattare contro la Terra e di cui nessuno nella comunità scientifica aveva notizia tranne che i cosiddetti complottisti e nessuno nella comunità scientifica ne aveva notizie per il semplice fatto che non esisteva. Oramai con i nostri telescopi, con gli strumenti per osservazione del cielo possiamo osservare galassie distanti miliardi di anni luce, ci saremmo senz'altro accorti di un pianeta se ci fosse venuto addosso, appunto. Era veramente poco credibile come fatto, eppure in molti hanno telefonato alla nostra associazione chiedendo informazione, spaventati da queste notizie. Abbiamo dovuto tranquillizzarli. Esatto, precisamente, tant'è che una notizia di pochi mesi dopo, direi, no, questo è, diciamo che le notizie degli asteroidi che colpiscono la Terra fanno molto gola ai giornali e ai giornalisti per questi titoli clickbait, tant'è che un ennesimo asteroide aveva scatenato il panico. Questo è un articolo di Rovigo oggi: un asteroide ci colpirà, la gente terrorizzata chiama l'osservatorio, una bufala scatena il panico. Questo per dire anche che molto spesso le bufale non sono solamente: ah vabbè, ma tanto è una bufala, che male vuoi che faccia? Perché uno intanto può scatenare il panico in una situazione di questo tipo, soprattutto magari in persone che hanno già
magari che possono essere più paranoiche, perché nulla vieta che una persona sia paranoica, ma comunque se tu sul giornale mi dici che un asteroide mi colpirà, io sinceramente mi posso anche preoccupare. E sarei stato io il primo a chiamare voi anche, magari ti mando un messaggio su WhatsApp, guarda, cosa mi sai dire di questo asteroide? Certo, in buona fede le persone che non si interessano di questi argomenti rimangono scioccate da queste notizie e ci cadono in buona fede, ovviamente. E quindi è comprensibile. Comunque sono notizie che oltre a poter avere delle ripercussioni sociali e scatenare il panico, alimentano soprattutto l'ignoranza in certi settori. E comunque il catastrofismo va molto di moda. Addirittura purtroppo nei programmi TV potete rendervene conto anche voi, addirittura in qualche programma scientifico, pseudoscientifico, si tende sempre ad esagerare, a cercare di ipotizzare catastrofi. Potenzialmente ci potrebbero essere, perché potenzialmente esiste una classe di asteroidi, una classe di oggetti interi che sono potenzialmente pericolosi per la Terra e sono i cosiddetti NEO, Near Earth Object, oggetti, vicino alla Terra. Sono, asteroidi o comete o meteoroidi, piccoli corpi dai pochi metri fino ai pochi chilometri, a qualche chilometro di dimensione, che orbitano, cioè che possono intersecare l'orbita della Terra e diciamo che si avvicinano abbastanza anche all'orbita della Terra, ma sono tenuti sotto controllo. Cioè, ci sono tantissimi studi sui NEO e in particolare su una classe di NEO che è Near Earth Asteroid, cioè gli asteroidi prossimi alla Terra, li hanno addirittura divisi in tre categorie che sono gli Aten, gli Apollo e gli Amor. Hanno questi nomi così classici, idilliaci, ma comunque sono molto distanti da noi. Pensate che, diciamo, mediamente questi oggetti pericolosi hanno il loro perielio dell'orbita, ossia il punto della loro orbita più vicino al Sole, che è circa di più di un'unità astronomica, 1,3 unità astronomiche. Vi ricordo che l'unità astronomica equivale un'unità astronomica alla distanza tra la Terra e il Sole, che è circa 150 milioni di chilometri. Quindi sono distanti, ecco, non è il Sono caso. da tenere sotto controllo, però sono comunque distanti. Ecco. C'è da dire che molto spesso il catastrofismo e l'emergenza attira molto più share del sono Certo, distanti quanto e più del sole, ecco, mettiamola così. Quindi comunque è comprensibile. Questa è un'altra notizia che avremmo visto sicuramente tantissimo. Moltissimi avremmo visto e avremmo sentito, scoperto un nuovo gemello della Terra potrebbe ospitare la vita. Scoperto una sorella della Terra che si trova a 100 anni luce da noi. Spazio scoperto un nuovo pianeta potenzialmente abitabile. E ce n'erano decine di notizie di questo tipo. Sono tutte notizie potenzialmente scientificamente corrette, anche nel titolo. Potenzialmente, ecco. Però poi, e che sicuramente attirano molto sia i click e molto l'attenzione ai titoli di questo tipo. Poi in realtà, nella realtà, andando a leggere poi la descrizione, andando a leggere il testo dell'intero articolo e soprattutto andando a cercare poi i rimandi, perché molto spesso questi articoli, io ho preso questi da Sky TG24, che avevano molti, diciamo, molti rimandi. Abbastanza precisi, quindi il titolo era sensazionalistico, però poi l'articolo non era scritto male, o quantomeno magari era un copia e incolla di qualche comunicato, però non era scritto male dal punto di vista scientifico. Poi in realtà, come sono poi è molto da ridimensionare il pianeta potenzialmente abitabile. Quanto è potenzialmente abitabile, Alessandra?
Allora, innanzitutto non esiste ad oggi, non abbiamo ancora trovato un gemello della Terra, non A un esiste. cugino lontano, magari. Neanche cugino lontano. Non esiste, nel senso non che non esista, noi non possiamo saperlo con le no attualmente con le nostre conoscenze. Quindi, ad oggi sono stati scoperti più di 4.000 pianeti extrasolari. Per pianeta extrasolare si intendono dei pianeti che orbitano intorno a stelle diverse dal Sole. E di questi pianeti, molti sono pianeti rocciosi come la Terra. Quando si grida al gemello della Terra, in realtà si vuole dire che si è scoperto un pianeta roccioso, quindi come la Terra, che è posto ad una distanza tale dalla propria stella, in modo che sottolineo se ci fosse acqua sulla sua superficie, per quella determinata temperatura, quella distanza dalla stella, l'acqua potrebbe essere liquida. Vuol dire che il pianeta in questione non è né troppo vicino alla sua stella per fare evaporare l'acqua, né troppo lontano per essere molto freddo e farla ghiacciare. Però noi non sappiamo se c'è l'acqua su quel pianeta. Prima di tutto, non lo sappiamo. Ipotizziamo che se ci fosse, potrebbe essere liquida. L'acqua liquida per noi, è un requisito fondamentale per la vita come noi Certo. la conosciamo. Questi pianeti dunque hanno, in comune con la Terra solo il fatto di essere rocciosi e di essere a una distanza tale dalla loro stella, da poter avere una temperatura compatibile con quella dell'acqua liquida se ci fosse acqua. Poi magari non c'è acqua, magari non c'è neanche atmosfera e noi non possiamo saperlo. In particolare, questi pianeti, che vediamo qui, vediamo dai nomi bizzarri Kepler 186f, confrontato con la Terra. Oppure Proxima B, che è il pianeta roccioso trovato vicino a Proxima Centauri, che è la stella più vicina a noi, che dista solo, tra virgolette, solo 4,2 anni luce. Questi pianeti, in particolare, volevo, ecco, Kepler, avevo 1600, non vedo bene nello schermo, è scritto piccolo. 1649C. Kepler 1649c in particolare è una superterra e anche Kepler 186f ha una massa di più di tre masse terrestri, quindi sono superterre. Per superterre si intendono pianeti delle dimensioni comprese tra quelle della Terra, dalle 3 alle 5 volte la Terra, e quelle di Nettuno, che è un gigante ghiacciato del sistema solare, e quindi la gravità su questi pianeti sarebbe veramente mo molto più accentuata di quella terrestre. Non conosciamo le loro atmosfere, non sappiamo se c'è atmosfera, che elementi contiene l'atmosfera. Addirittura questi pianeti in particolare potrebbero essere tutti ave essere avere una rotazione sincrona con la propria stella. Cosa vuol dire? Che sono talmente vicini alla loro stella che rivolgono sempre la stessa faccia alla stella, come la Luna rivolge sempre la stessa faccia alla Terra. Ma voi direte: ma se sono così vicini alla stella, allora perché ci stai dicendo che la temperatura può essere adatta all'acqua liquida? Non dovrebbero essere troppo caldi? No, perché le stelle di questi pianeti sono tutte stelle più piccole del Sole, sono le cosiddette nane rosse, stelle più piccole e più fredde del Sole. Quindi la cosiddetta fascia di abitabilità, cioè la distanza orbitale alla quale si può avere una giusta temperatura, nel caso di stelle piccole e fredde, è più vicina, più spostata vicino alla stella. E questo comporta ulteriori problemi, perché essere più vicini alla stella per ricevere la stessa quantità di calore che noi riceviamo dal Sole, perché la stella è più piccola, però comporta anche essere esposti, soprattutto nel caso delle stelle nane rosse, a una maggior quantità di radiazioni soprattutto di raggi X o di radiazioni infrarosse o di radiazioni comunque
nocive per la vita come noi la conosciamo. Ecco, quindi chissà a quali, cioè queste radiazioni potrebbero addirittura spazzare via l'atmosfera di questi pianeti e quindi non possiamo certamente supporre che questi pianeti possano essere dei gemelli della Terra, cioè No, stando no, alle nostre certo. parziali conoscenze non lo sappiamo. Possiamo soltanto dire che si trovano ad una distanza tale dal loro sole che Da poter da poter consentire la consentire. presenza di acqua liquida se ci fosse acqua, Esatto. cioè se ci fosse acqua, l'acqua non E però noi sarebbe non lo possiamo sotto forma di sapere questo. ghiaccio o vapore, ma potrebbe essere liquida, sempre che ci sia un'atmosfera, una pressione tale da consentire all'acqua di essere liquida, perché Certo. altrimenti Sì, anche questa certo. pressione. Quindi, Quindi entrano delle variabili in gioco molteplici, la pressione, l'atmosfera, la composizione chimica del pianeta, e non si può certo dire con pochissimi dati che sono gemelli della Terra, ma no, no. regolarmente ogni pochi mesi esce un articolo di questo tipo. Certo. In certi casi, come avevo detto, quegli articoli di Sky TG24 approfondivano abbastanza la questione e poi spiegavano quello che tu hai appena detto, ovviamente in maniera molto Sì, più. infatti in certi casi sono soltanto i titoli a essere Certo. ingannevoli, perché poi magari nell'articolo viene spiegato bene la scoperta scientifica, ma per la persona che non è addetta ai lavori, leggere il titolo si immagina veramente che sia un gemello della Terra, il titolo è assolutamente incorretto dal punto di vista scientifico. Certo, e infatti la prima cosa è mai fermarsi al titolo, ma Esatto, leggere tutto. esatto. Addirittura, se non mi sbaglio, c'era stato una funzione o di Facebook o di Twitter che ti impediva di condividere un articolo se tu non lo, se si vedeva che non ci avevi passato un tot tempo sopra per leggerlo. Non mi ricordo per quale social network fosse, proprio. Per questo motivo, Interessante. per uno di questi motivi, poi che funzioni o che non funzioni, ecco, discutibile, però certamente fa pensare questo. Allora, questa è un'altra notizia del mese scorso, direi, di inizio giugno, mi pare. Recentissima. Questo ha girato veramente tanto, soprattutto il video, soprattutto su YouTube. SpaceX, un video immortale, un topo nella navicella spaziale. Mouse on the SpaceX Rocket. Con tanto di cerchiolino, quest'altro dice, ora non vedo, però comunque diceva la stessa cosa, c'era un topo sulla navicella spaziale, NASA, SpaceX, un topo nello spazio senza ossigeno, eccetera, eccetera. Praticamente che cosa, questo video cosa mostrava? Era un video del decollo, si può dire, si dice del decollo? Della partenza? Sì, della Della partenza. partenza del razzo di SpaceX del mese scorso, direi evento storico Sì, perché certamente. è stato il primo lancio con a bordo due astronauti, due direi, Sì, due due astronauti della NASA. astronauti della NASA però su una navicella della SpaceX, quindi di una Esatto. compagnia privata, quindi una cosa che è totalmente che potrebbe e che rivoluzionerà poi i viaggi nello spazio nel futuro. E praticamente cosa dicevano questi video? Si è visto un. Ora non faccio vedere il video, ma se lo cercate lo trovate molto facilmente. Si vedeva qualcosa muoversi quando già ormai si era staccato la prima parte del razzo. Si vedeva qualcosa muoversi che sembrava avere la forma di un topo. E quindi subito, falsa la partenza perché è falso il video perché si vede un topo e quindi non possono esserci topi nello spazio, oppure ci sono i topi nello spazio, cose di questo tipo. E questa era una cosa folle che però è girata veramente tanto, soprattutto su canali di canali YouTube e di quelli complottisti contro i viaggi nello spazio, Esatto, ecco, che dicono è perché tutta una montatura. i complottisti dicevano se c'è un topo che corre vivo non possono essere nello spazio, altrimenti il topo sarebbe morto e quindi è tutta
Non è vero che è stato lanciato, è tutta una bufala. Beh, e indubbiamente hanno ragione, nel senso, se ci fosse stato davvero un topo, in quelle Certo. condizioni sarebbe stato un po' dura. Il problema qual è stato? Che analizzando il video, ma poi andando anche un po' a senso, di che cosa si trattava? Non certo di un topo, ma infatti No. questo è un altro titolo un po' clickbait, c'è un topo nella navicella, svelato il mistero di SpaceX, che poi non era un mistero, perché... Avviene molto spesso. Avviene molto, sì, molto spesso che ci siano dei pezzi di ghiaccio, perché alla fine era un pezzo Era ossigeno, sì, ossigeno solido ok. perché è uscito del propellente. Come propellente si porta l'idrogeno e l'ossigeno, l'idrogeno e l'ossigeno liquidi come propellente, che poi come prodotto di scarto danno l'acqua, ma danno anche la spinta, diciamo, come carburante. E questo era un po' di ossigeno fuoriuscito. E solido perché nello spazio si è solidificato e Certo. quindi ha assunto una forma un po' allungata. Io ho visto il video, non mi sembrava assolutamente un topo, si vedeva nel video qualcosa di bianco, come una Sì. nuvoletta bianca, e come hanno fatto a vederci un topo, non lo so, si vedeva una nuvoletta bianca che era un po' di ossigeno solido fuoriuscito dal. Oltretutto poi è stato fatto anche un confronto di dimensioni e le dimensioni erano molto sballate, cioè un topo. Vabbè, ha una dimensione comunque più o meno così, e quelle invece lì sarebbe dovuto essere molto più grande Sì. confrontato con i motori. Quindi anche questo è stata una, diciamo, una notizia data e sfruttata soprattutto da una parte complottista e da una parte per fare click, per fare view, soprattutto su Facebook e su altri social. Arriva la superluna di aprile, la più vicina dell'anno. Questo titolo qui, ovviamente anche questo un po' clickbait, perché comunque parla di superluna, utilizzando il termine superluna, e con una foto abbastanza impressionante. Ecco, Sì. questa foto, chi Un è po' che abbia mai visto? sovradimensionata. Esatto, chi ha mai visto una luna di questo tipo? Io no, anzi, sarebbe molto preoccupante avere una luna così grande. In particolare, molti, anche qui, soprattutto sia sui social, quelli in particolare di fotografia come Instagram, molto spesso quando si parla di superluna, ci sono un sacco di fotografie, la superluna, la luna molto più grande, enorme, eccetera. Ci si è parlato in certi casi anche di luna blu, luna rosa e Sì. cose di questo tipo. Come ad intendere che ci fosse una luna veramente enorme, veramente di dimensioni gigantesche come queste, tutti col naso all'insù, arriva la superluna più grande dell'anno. Intanto, il termine superluna ha senso utilizzarlo o no? Perché la luna è sempre quella. No, allora, il termine ha senso, anche se è un po', troppo, diciamo, esaltato. In realtà, che cos'è una superluna? La superluna si verifica quando la luna piena, si trova alla minima distanza dalla Terra. Siccome la Luna non ha sempre la stessa distanza dalla Terra, perché l'orbita della Luna non è un'orbita perfettamente circolare, ma è un'orbita ellittica, quindi un po' schiacciata, quindi ha un punto più vicino alla Terra e un punto più lontano dalla Terra. La distanza della Luna dalla Terra varia tra circa 356.000 km minimo e circa 406.000 km massimo. Quando capita che la Luna piena si trova alla minima distanza dalla Terra, il termine scientifico è perigeo lunare. Perigeo è il punto più vicino e apogeo è il punto più lontano dell'orbita della Luna. Capita che ovviamente, essendo la Luna piena, essendo più vicina alla Terra, appare un po' più grande e appare più grande di circa in media del 14%. Allora, fotograficamente, se mettiamo due foto vicine,
Questo ci si può accorgere di questo fenomeno. Infatti, qui vediamo la differenza a sinistra tra una superluna al perigeo e a destra tra una luna normale quando è all'apogeo oppure quando è semplicemente più distante. Vedete che è un po' più grande, però a occhio nudo sfido chiunque ad accorgersene. Ad occhio nudo noi non abbiamo la percezione. Ci vogliono delle fotografie e non solo, bisogna affiancare due foto diverse. Quindi è vero il fenomeno fisico, la Luna non è più grande, la Luna ha sempre quelle dimensioni ovviamente, però appare a noi un po' più grande nel cielo per il semplice fatto che è più vicina, che è più vicina e che combinazione, essendo piena, la vediamo totalmente illuminata dalla luce del sole, quindi possiamo apprezzare meglio le maggiori dimensioni, che però, ripeto, si percepiscono non ad occhio nudo, perché ad occhio nudo, se non ci dicessero guarda, quella è la superluna, la potremmo scambiare con una bellissima luna piena, come abbiamo occasione di vederne sempre durante l'anno. E comunque la superluna si verifica dalle 4 alle 6 volte all'anno, tutti gli anni. Quindi è un evento abbastanza comune e non è così scioccante, Però per fortuna ci sono i social che ce lo ecco. ricordano. Esatto. Appunto, come dicevamo, ecco qui c'erano i Le dati, dimensioni, ma 406 e 357 circa. sì, E ma queste sono due foto, come si vede, del 2006 sì. in diversi periodi. Ma ripeto, qui si apprezza solo perché abbiamo messo vicino le due foto, altrimenti a occhio Che poi nudo qui sono appunto agli estremi. sì, che poi sono gli estremi, La grandezza però minima, cioè. invece, esatto, sono gli estremi. Invece, confrontare la superluna, che è quella del perigeo, con una luna che sta a metà tra il perigeo e l'apogeo, a metà, allora c'è poca differenza veramente. Certo. Quindi, come abbiamo detto, leggere sempre tutto l'articolo, non fermarsi al titolo e soprattutto approfondire la ricerca, perché se si parla di superluna, ad esempio, è facile che nell'articolo non ci siano scritte tutte queste informazioni e che soprattutto magari non si trovino le informazioni, sulla distanza, come abbiamo detto adesso. Quindi cercare le parole chiave su Google. Quindi cercare ad esempio Superluna, cercare, tentare di approfondire anche che cos'è l'apogeo e per anche capire cosa c'è di vero in una notizia e come. Se vale la pena uscire magari e fotografare la luna oppure no, ecco, rimanere in casa, eccetera. Ecco Giacomo, volevo aggiungere solo una cosa in merito alle fake news e alle bufale. La bufala che si associa maggiormente alla superluna non è tanto quella della mega grandezza che dovrebbe apparire ai nostri occhi, ma quella che associa alla superluna eventi catastrofici come terremoti ed eruzioni vulcaniche. Non c'è niente di vero. Quando si presenta il fenomeno della superluna, non si verificano terremoti come i catastrofisti o altre persone vorrebbero far credere, non si verificano assolutamente terremoti né eruzioni vulcaniche. Se si verificano, è una pura coincidenza, ma non si verificano. E poi l'unica cosa, l'unico fenomeno che si verifica è le maree, ovviamente, Certo. sono leggermente più ampie durante il periodo di superluna, però ciò non causa nessun problema e nessun danno. Anche perché poi è prevedibile comunque la marea in quel Sì, caso, molto quindi prevedibile, sì. diciamo che, e tra l'altro, come hai detto tu, verificandosi più volte in un anno, è statisticamente molto probabile che inevitabilmente durante una superluna si verifichi un'eruzione vulcanica. Certo, in tutto il mondo. Sì. Quindi Sì. anche questa è una cosa da considerare. Sì. Allora, qui torniamo, invece che parlare di eruzioni vulcaniche e di disastri, parliamo di una cosa un po' più leggera. Tutti voi conoscerete, tutti voi, magari no, però, questo giornale che si chiama Lercio, che è un giornale parodia. Notizia: Samantha Cristoforetti trova vita nello spazio, scoperto pianeta con miliardi di creature.
Quindi chiaramente c'è Samantha Cristoforetti che dalla Stazione Spaziale Internazionale guarda la Terra e trova vita nello spazio. Questa è una notizia, diciamo una parodia. Se vogliamo possiamo inserirla nel campo della disinformazione, perché è una notizia falsa Assolutamente creata falsa. con intento parodico. Sì. È una parodia evidente, perché è evidente l'intento parodico, se si va a leggere anche tra l'altro l'articolo parla proprio. Vive sulla Stazione Spaziale Internazionale, si affaccia e vede la Terra, eccetera. Quindi si capisce proprio l'intento parodico. E in questo caso è una satira, una parodia che non fa male a nessuno, non crea confusione in linea di massima, e diciamo sì, è ben identificabile. In altri casi, invece, è più difficile. Sonda New Horizon fotografa base aliena su Plutone, la foto shock. La sonda New Horizon, eccetera, eccetera, fotografa una base aliena su Plutone e viene mostrata questa. Questa è una notizia che ho trovato, non mi ricordo neanche dove, ormai qualche anno fa, è una notizia del 2015. Nella foto non si vede assolutamente niente. La sonda New Horizon era una sonda mandata Sì, verso Plutone, verso è Plutone. stata una bellissima missione spaziale e ci ha fatto scoprire tantissime cose di questo pianeta, ex pianeta, perché è un pianeta nano, nel Certo, povero 2006 è stato Plutone. declassato il povero Plutone a pianeta nano e ci ha fatto scoprire delle meraviglie della vita geologica di questo mondo fantastico. Però sicuramente non base aliene, Esatto, e in assolutamente. questo caso allora, se analizziamo un attimo la notizia, possiamo dire che la foto potrebbe essere vera, potrebbe essere un'immagine presa dalla sonda. Sì, A noi non assolutamente. interessa, però potrebbe essere vera. La Sì. sonda New Horizon è effettivamente andata su, ha Assolutamente. esplorato Plutone, però la base aliena è una notizia La base aliena, falsa. È una assolutamente. notizia falsa. Se andiamo ad analizzare chi è l'autore, mi si è impallato, ok. Se guardiamo il link, cosa leggi tu? Riesci a leggere? Il giomale, giomale. Ok. Il Giomale, che è praticamente una testata parodica, mettiamola così, del giornale. Qui hanno sfruttato il fatto che RN assomigliasse alla lettera M, e quindi se qualcuno guarda il link può confondersi e pensare che sia effettivamente un proveniente da un giornale vero. Invece è un giornale parodia che diffonde principalmente disinformazione in maniera. Non penso neanche che esista più nemmeno come sito. Era satira, parodia, però di bassa lerda, ecco. Esatto. Quest'altro invece proviene da, ahimè, Voyager, ai confini della conoscenza. Un programma che ormai ha qualche anno e che non c'è neanche più, era condotto da Roberto Giacobbo, mi pare. È Sì, possibile. sì, sì. E aveva mostrato questa immagine, emozioni aliene, questa non so che cosa fosse, cioè non so su che pianeta fosse, può darsi anche che fosse Plutone questo, una base aliena su un pianeta, ecco. E questo era un frame che avevo preso proprio da una puntata, e che tra l'altro è stata trasmessa su Rai 2. Andando ad analizzare, non l'ho fatta io l'analisi, l'ha fatto praticamente o Paolo Attivissimo o qualche altro debunker, aveva scoperto che la fonte originale era un post del The Washington Post, questo giornale che faceva vedere. Ah no, era esclusiva foto da Rosetta, ET esiste. Questa è chiaramente una base Cometa? Perché sulla Rosetta cometa. è Sì, stata una sì, sì, sì. missione lanciata sulla cometa. Esatto, sì, quindi questo era il periodo, era nel 2014, c'era l'esplorazione della cometa da parte di Rosetta, e il The Washington Post ha mostrato questa immagine con la base spaziale. Madonna. Andando ancora ad analizzare l'immagine, si è scoperto, uno, che la base spaziale assomigliava tantissimo a questa reggia
che mi pare sia o francese o italiana, non mi ricordo, ai giardini di questa reggia. Era proprio identica, quindi un po' strano, ecco. E due, che The Washington Post è un giornale, era una pagina Facebook inventata. Perché o quantomeno era una pagina Facebook che voleva fingersi il vero Washington Post. Infatti qui vediamo, e probabilmente Voyager aveva preso questo post dal falso The Washington Post, spacciandolo come vero. E quindi anche in questo caso dobbiamo sempre controllare che le fonti siano effettivamente affidabili, perché Certo. quasi sicuramente, magari io penso che quelli di Voyager non l'abbiano fatto in buona fede, ma è un altro discorso. A Però me viene dobbiamo. sempre in mente la parodia di Crozza Esatto, di esatto. Voyager comunque. Esattamente. E quindi in questo caso probabilmente era in realtà uno scherzo, una parodia. Parodia che molto spesso esistono moltissimi siti e moltissime, definiamole testate, che hanno i titoli di testa diciamo, nell'intestazione simili a giornali reali e che vogliono un po' diciamo, confondere il lettore per acquistare magari più credibilità utilizzando appunto queste grafiche e poi magari creando fake disinformazione in questo Sì. caso e poi dicendo no, però noi lo avevamo scritto laggiù in piccolo che eravamo una testata satirica, ecco. Però ormai il danno è fatto. In questo caso non è stato un chissà che danno, però in altri ambiti, soprattutto politico o a livello sanitario, il danno può essere molto molto pesante. Certo. Questi altri esempi, Lerch Collego, il Fatto Quotidiano, eccetera. Quindi considerate l'affidabilità e l'attendibilità della fonte dell'autore. E verificate che non sia uno scherzo oppure una parodia. Molto spesso può essere uno scherzo o una parodia. Capita tante volte. Nei commenti c'è un commento che dice: che dire dei disegni realizzati nei campi di grano dagli alieni? Ecco, Ecco, che dire? sì, ma lì si apre tutto un capitolo che è troppo vasto per parlarne qui. Comunque anche Sì. quello è un tema che si presta bene, diciamo, Esatto, alle e possiamo fake news. dire anche che molto molto spesso si tratta più che di scherzi, di esperimenti, ma non degli alieni, Umani. umani, ecco, umani che realizzano questi cerchi complicatissimi molto spesso in una notte più per gioco e per sfida personale che per diciamo comunicare con ET, ecco. Assolutamente. Però sì, è un argomento interessantissimo e col quale si potrebbe parlare magari anche con amici del CICAP che ne sanno qualcosa anche di questo. Sì. Questo è un post che si è visto molto spesso. Il 27 agosto Marte sarà visibile ad occhio nudo e sarà grande come la Luna. La prossima volta accadrà nel 2287. È Questa è stato una. pubblicato l'anno scorso, questo Sì. nell'agosto 2019. Sì, ma io l'avevo già visto già molto, molto Sì. prima e ciclicamente viene riproposta questa cosa il 27 agosto oppure il 13 aprile o altre date. Sì. Se Marte fosse grande come la Luna, cosa accadrebbe? Cosa accadrebbe? Sarebbe un Saremmo tutti problema. morti, perché Esatto. Marte praticamente dista 225 milioni di chilometri in media dalla Terra ed è grande quasi il doppio della Luna, perché Marte è un po' meno di 6.800 chilometri di diametro e la Luna invece ne ha 3.400 e rotti. Quindi Marte è più o meno, diciamo, il doppio della Luna. Però è molto molto più distante, è appunto 225 milioni di chilometri in media e non si avvicina mai alla Terra a più di 54 milioni di chilometri. Quindi se lo vedessimo grande come la Luna, vorrebbe dire che si è avvicinato veramente talmente, talmente tanto da mettere a rischio proprio da impattare Sì, tranquillamente sulla Terra. Sì, è proprio. sarebbe
catastrofico in questo Avrebbe caso. sconvolto tutte le orbite planetarie sarebbero completamente sconvolte e quindi è proprio una notizia palesemente falsa, perché non potrà mai essere. Questo io penso che fosse una parodia, uno scherzo, che però molte persone, soprattutto giovani, hanno condiviso inspiegabilmente, però ha girato veramente tanto e qualcuno, io temo, ci abbia anche creduto. Il consiglio in questo caso è controllare le date, soprattutto in questo caso viene indicato il 27 agosto, è una cosa che ciclicamente viene riproposta sempre ogni anno per il 27 agosto e sicuramente anche quest'anno verrà fatto. Quindi controllare che non sia una notizia vecchia. Controllate sempre che tutte le notizie che voi vedete, che si tratti di tema spaziale o di qualunque altro tema, non siano notizie vecchie, perché molto spesso, e noi di Zeus abbiamo parlato tanto 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 di vaccini, molto spesso le notizie, soprattutto quelle riguardanti eventualmente problemi e problematiche correlate o sospette correlate al vaccino, queste notizie vengono continuamente tirate fuori e continuamente riproposte, anche se si tratta di casi verificati, che si sono verificati anni prima e che magari sono stati già chiariti e già risolti. Quindi controllate sempre le date, anche la data proprio della notizia. E se non riuscite a trovare la data, utilizzate, i suggerimenti precedenti per risalire la fonte, per appunto capire quando è stata creata. Ecco, questo invece è un'altra notizia che si è vista molto ed è, diciamo, soprattutto in quest'ultimo anno, direi. Il mistero delle luci in fila indiana. Punti luminosi nel cielo notturno di Genova e dintorni, svelato il mistero. Fila di luci in cielo, mistero risolto. Questo devo dire che è una cosa che è capitata anche a me perché alcuni amici in una chat hanno scritto: ragazzi, io sono qui fuori, era durante il lockdown, e ho visto passare un sacco di luci e c'è tutta la gente spaventata. Che cos'è? Noi abbiamo risposto in chat: no, tranquillo, ho letto e so che hanno chiamato anche voi di Polaris per Sì, sapere. abbiamo ricevuto moltissime telefonate al numero di telefono di Polaris, al cellulare di Polaris, di persone che volevano sapere che riferivano di aver avvistato, secondo loro, degli UFO e volevano sapere che cosa potevano essere e volevano essere rassicurati e ci hanno proprio descritto il loro avvistamento consistente in tanti puntini luminosi che si muovevano velocemente nel cielo. All'inizio poi abbiamo collegato a questo evento di questi satelliti per le telecomunicazioni. Sono satelliti per le telecomunicazioni Starlink, sempre della SpaceX di Elon Musk, e abbiamo collegato, ecco, perché sono luminosissimi questi satelliti, Certo. veramente tanto, addirittura da sollevare un problema di inquinamento luminoso. Quindi anche noi che siamo entusiasti di questa tecnologia e siamo entusiasti di qualsiasi innovazione di questo tipo, però d'altro canto avevamo un piccolo cruccio, quello dell'inquinamento luminoso, che appunto per noi astrofili o per i professionisti, per gli astronomi, è veramente dannoso. Per lo studio e per la ricerca del cielo, però pare che possa essere risolto. Elon Musk ha detto che provvederà o ha già provveduto a schermare i pannelli solari di questi satelliti in modo che possano riflettere meno la luce del sole e quindi appunto apparire meno visibili, illuminare meno, con meno luminosità, E ecco. spaventare meno, E soprattutto. spaventare meno le Certo. persone. E tra l'altro, da notare che esistono delle applicazioni come questa, non so se si vede, forse vediamo, sì, che si chiama Find Starlink, che
che è un'applicazione per il cellulare e che in base alla tua geolocalizzazione ti dice quale Esatto. sarà il prossimo passaggio degli Starlink per vederli, perché alla fine comunque è una cosa molto particolare e anche abbastanza Sì, anche bella, no? Ci bella, ecco, bella da vedere. sono applicazioni, delle app che si possono scaricare non solo per avere informazioni sull'ora del passaggio degli Starlink, ma anche e soprattutto di altri satelliti artificiali e anche della Stazione Spaziale Internazionale, che viene spesso scambiata per un fenomeno celeste, anche per quella le persone ci telefonano e ci chiedono cosa possa essere. In realtà è la nostra tecnologia, diciamo, il cielo è affollatissimo oramai. Sì, e alcune di queste si vedono anche la Stazione Spaziale Internazionale, appunto si vede, si può vedere anche ad occhio nudo, è più difficile da identificare di quelli, però sicuramente si può Sì, però vedere. si vede in alcuni passaggi è molto luminosa, particolarmente luminosa. In queste app vengono segnalati passaggi più luminosi anche. Quindi, l'altra domanda, l'altro punto è chiedere agli esperti, perché in questo caso può essere una buona idea chiedere a chi ne sa più di noi, in questo caso, ma in generale in tutti, ma nel caso dei satelliti Starlink, chiedere all'associazione come Polaris, anche con una telefonata, magari non nel cuore della notte dicendo oh mamma mia, ho appena visto passare gli UFO, però approfondire chiedendo agli esperti o a chi comunque ha un po' di conoscenza a riguardo è sicuramente una cosa importante per approfondire. Soprattutto prima di condividere una notizia che non sappiamo essere vera oppure falsa. Questa è un'altra immagine che è diciamo molto molto famosa. Siamo tornati su Marte. A Siamo questo tornati su Marte, punto, esattamente. scusami, Sì. volevo fare una correzione. Prima ho detto una cosa incorretta. Dicendo la distanza di Marte dalla Terra, in realtà ho detto che è 225 milioni di chilometri. In realtà quella è la distanza di Marte dal Sole. Dal Ok. Sole, non dalla Terra. Comunque noi come Terra siamo distanti 150 milioni di chilometri, quindi la differenza tra 225 e 150 milioni di chilometri, siamo sempre molto, molto, siamo distanti Certamente, sì. milioni di chilometri da Marte, però volevo correggere perché era la distanza di Marte dal Sole, ecco, ho detto No, no, giusto, un'altra cosa. correttissimo, correttissimo, ma è giusto che ci siano dei lapsus e che poi ci si corregga perché comunque Il bello della il diretta. bello della diretta, sì, ma le dirette sono così appunto. Quindi torniamo su Marte, che a questo punto è un po' più vicino di quanto avevi detto prima. Sì, infatti. E questa è una delle prime foto, prime immagini che abbiamo avuto della superficie di Marte, direi. E qui vediamo quella che sembra essere un volto umano, una sorta di sfinge. Di statua enorme, distesa sulla schiena, della quale rimane solamente la testa. Questo subito ha fatto pensare, appena è stata vista questa immagine, questo significa che su Marte potrebbe esserci qualcuno che ha realizzato questa statua, e quel qualcuno potrebbe essere simile agli umani perché i tratti del volto assomigliano a quelli degli umani. In realtà, qualche anno dopo venne realizzate delle altre immagini della stessa zona, e questa è la stessa zona a maggior risoluzione utilizzando un altro tipo di tecnologia. Ingrandiamo e questa è la formazione rocciosa che prima era una faccia. Da notare che, se non mi sbaglio, quei puntini neri non sono altro che. Diciamo, non è altro che il segnale che è stato inviato dalla sonda. Sono dei buchi del segnale nella foto, come se ci fossero dei punti neri all'interno della foto. Di conseguenza, vediamo che quella che a noi sembrava una faccia, utilizzando determinate ombre e determinati punti, uno di questi punti neri sembra una narice addirittura, in realtà non è altro che una formazione rocciosa totalmente anonima. Questo fenomeno, che diciamo ci gioca un po' al nostro cervello, è definito pareidolia. Quindi la capacità di vedere dei pattern a noi familiari, in
in qualcosa, ad esempio, di vedere un volto in qualcosa che non è in realtà un volto, in questo caso, appunto, una formazione rocciosa vista dall'alto. Questo è sempre Marte, giusto? Sì, è sempre Marte. Ho aggiunto, oltre all'esempio che avevi fatto tu della faccia su Marte, che è il più famoso indubbiamente, questi altri due esempi. Questa è la lucertola su Marte, cioè si credeva, alcuni credevano di aver identificato una lucertola sul suolo marziano. E poi ci dovrebbe essere un'altra Sì, immagine. eccola. Addirittura lo scheletro di un bambino su Marte, quindi anche una cosa macabra, ma anche queste sono formazioni rocciose. Dobbiamo tenere conto che poi Marte è un pianeta roccioso appunto, ma è pieno di valli, di canyon, di canali, i famosi canali di Marte, quindi ha una conformazione geologica estremamente varia e tutto ciò comporta a creare sempre con il meccanismo a cui accennavi tu della pareidolia, cioè quell'effetto psicologico per cui il nostro cervello tende ad associare delle forme alle forme delle immagini conosciute, con tutte queste formazioni geologiche, appunto, non c'è da sbizzarrirsi, appunto, potremo sempre, come, un po' come quando si guarda le nuvole, Certo, proviamo a guardare certo. le nuvole, troveremo sempre delle forme, chiunque sa dare delle forme alle nuvole, diciamo. Esatto, che poi era interpretato come una forma di, diciamo, di difesa da parte del nostro cervello per eventualmente riconoscere delle forme, magari nella savana, che potessero assomigliare ai Certo, era predatori, utilissimo ecco. come meccanismo appunto di essere, diciamo, riconoscere, essere fisionomisti anche nella natura, Esatto, diciamo. non c'è nulla di male in tutto ciò, basta però sapere che il nostro cervello ci può giocare questi scherzi per essere anche in grado di capire quando si tratta di un volto e invece quando si tratta di una formazione rocciosa. Tra l'altro, lo scheletro di un bambino visto a una distanza dal satellite di Sì, parecchi chilometri. sarebbe Plutone, stato enorme, ecco. E questo è Plutone, giusto? Plutone e Plutone. C'è rimasto male, quindi per essere stato degradato a non più pianeta, quindi ci manda un cuoricino, come molti hanno visto sulla sua superficie, come e dico anche. sempre facendo ai bambini oppure facendo divulgazione ai ragazzi, anche se noi lo abbiamo declassato, Plutone ci ama e ci manda il Esatto, cuore. In esattamente. realtà è un'ampia depressione della superficie di questo pianeta bellissimo, interessantissimo, che ha appunto anche lui un sacco di conformazioni geologiche, il paradiso dei geologi praticamente. Esatto, e quindi per forza di cose è possibile vedere e trovare delle forme a noi familiari, in questo caso un enorme cuore, che poi in realtà non è tale, ma è visibile solamente da questa angolazione, Assolutamente sì, direi. infatti. Questa è una breve storia che racconto molto brevemente perché ci siamo dilungati un sacco, ma c'è veramente tantissimo da dire su questo argomento. Questa era diciamo una storia che era stata portata. Allora, quando la NASA cominciò a mandare l'uomo nello spazio, si rese conto che le normali penne non avrebbero funzionato a gravità zero. Così spese $1 milione, 2 anni per creare una penna apposita, in grado anche di resistere a temperature estreme. Quando la Russia si trovò dinanzi allo stesso problema, utilizzò una matita. Ma lo sai, Giacomo, mi vergogno, ma anni fa, tanti anni fa, ci avevo creduto anch'io a questa cosa qua. Ma anch'io, ma anche perché questo è il classico stereotipo del russo che, ah sì, del russo che è molto più pratico Esatto. dell'americano, che trova la soluzione, diciamo, in maniera molto, molto casereccia e Esatto. quindi utilizzo la matita perché è molto più semplice. In realtà, perché si utilizzano le matite nello spazio? Ma sai che questo non lo so. Allora, io mi ero un po' informato dietro questa storia, Però ma. mi hanno regalato una penna della NASA che scrive anche sott'acqua, che Esatto. scrive in tutti i modi, anche se la si tiene in alto sul soffitto.
E quindi fanno Esatto. assolutamente le penne che scrivono dappertutto, in Sì. qualunque condizione, anche se uno dovesse scrivere sottosopra. Allora, questa storia è vera in parte, nel senso che è vero che la NASA Le matite non si usano, creò. secondo me, adesso ci penso, perché tra l'altro fanno polvere, Esatto, le matite non sono mai state le devi usate. temperare, ma non si può, provocheresti troppe polveri sospese Esattamente, in esattamente, perché microgravità. praticamente la storia è uscita non so per quale motivo, ma perché si voleva un po' prendere, forse un po' prendere per in giro i russi o così. Però praticamente le matite non si usano perché la polvere di grafite conduce, quindi eventualmente qualunque tipo di polvere che può, diciamo, che può cre po poteva creare dei problemi. Negli strumenti perché andando in giro, eccetera, Certo. si utilizzavano, da quello che avevo letto, dei pastelli a cera perché i pastelli a cera Sì. non creavano questa cosa. Poi, da quello che mi ricordo, ma questa è una bella storia da approfondire, si utilizzarono tutti queste penne che più che dalla NASA erano state prodotte da un'altra compagnia e poi vendute alla NASA. Però questo rappresenta proprio la storiella che diciamo sostenuta da dei pregiudizi nei È confronti. un bias della conoscenza, forse. Correggimi se Esattamente. sbaglio, tu lo sai. Esattamente, sì. Noi praticamente dobbiamo stare molto attenti a tutti quelli che sono i nostri preconcetti e pregiudizi, che sono definibili come bias, appunto, che stanno dietro tutte le nostre decisioni. In questo caso io a questa storia, ma un po' tutti noi avevamo creduto, perché per noi il russo era appunto quello che si arrangiava, che trovava la soluzione più pratica, mo molto stereotipato anche in film tipo come Armageddon. La stazione spaziale russa funziona colpendola con le chiavi inglesi, e questa storia funzionava molto bene. Ma in realtà è falsa, però anche io ci avevo Era troppo creduto. divertente, però io Esatto. ci volevo credere perché era troppo carina. Esattamente. Stessa cosa per la pareidolia. Anche la pareidolia è un bias, un preconcetto che noi abbiamo già insito nel nostro cervello e sappiamo automaticamente il nostro cervello vede un volto dove in realtà un volto non c'è, per proteggerci, e noi per proteggerci dovremmo sapere che il nostro cervello vede un volto, mettiamola così, per capire che in realtà non c'è. E questo può essere anche inserito in un discorso di questo tipo. Queste sono delle. Nubi lenticolari, Esatto. questo si può inserire nel discorso delle bufale o fake news sugli UFO, gli oggetti volanti non identificati, che hanno tantissime spiegazioni naturali. Alcuni non hanno proprio spiegazione veramente, però non per questo bisogna ipotizzare che siano per forza visitatori venuti da altri mondi, ecco, con le distanze interstellari che ci sono è proprio praticamente impossibile. Comunque, molto spesso queste bufale, queste fake news erano accompagnate da foto, magari ritoccate, di eventi anche naturali, veri, che si erano verificati. In questo caso sono nubi lenticolari. Queste sono foto vere di un fenomeno fisico, bellissime tra l'altro. Vedete in alto a sinistra una foto del Monte Calogero in Sicilia. E in alto a destra sull'Etna, addirittura queste nubi lenticolari sull'Etna. Sono un tipo di nubi stazionarie a forma di lente, per questo vengono chiamate lenticolari, che si formano nella troposfera e si formano perpendicolarmente alla direzione del vento e non producono alcuna precipitazione. E poi si dissolvono, possono anche provocare essere pericolose anche per i voli aerei. Comunque vedete che hanno assolutamente la forma da disco volante, quella classica del nostro immaginario, e quindi sono state utilizzate proprio per dare supporto a notizie false sugli UFO.
Certo, anche in questo caso noi vediamo anche quello che vogliamo vedere in certi casi. Perché Esatto. se noi abbiamo una dimestichezza, cioè nell'immaginario comune l'oggetto volante non identificato ha quella forma, la nube lenticolare sicuramente Sì. diciamo che ci trae in inganno ulteriormente. Quindi noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mettere da parte i bias, noi dobbiamo sapere che ci sono dei preconcetti insiti nel nostro, mettiamolo così, nel nostro cervello. Dobbiamo sapere che possiamo cadere in determinati trabocchetti e fare attenzione a non condividere una notizia o a non creare una notizia proprio causata da questi, ecco. Ce ne sono moltissimi, sono di vario tipo, come ad esempio noi nelle precedenti presentazioni parlavamo dell'antropomorfismo, quindi attribuire caratteristiche umane ad animali o oggetti, quindi abbiamo parlato tanto di animali e parlavamo, diciamo, descrivevamo, facevamo vedere dei video dove delle persone definivano un comportamento animale. Dando un significato umano, che quello è sbagliato perché magari l'animale sta facendo un comportamento di un certo tipo, che viene mal interpretato dall'uomo perché viene interpretato con gli occhi della persona, dell'uomo, appunto. Oppure il bias dell'autorità, quindi la tendenza a credere a figure di cui si riconosce l'autorità o l'autorevolezza, a prescindere dal contenuto del messaggio. E questo è molto, diciamo, molto pericoloso perché, soprattutto nell'ultimo periodo, soprattutto in campo medico, si è caduti molto in questo bias, quindi fare affidamento più diciamo a quella persona è un premio Nobel, quindi sicuramente quello che stai dicendo è giusto. Questo è sbagliato. Poi magari quello che dice è giusto davvero, però non lo possiamo sapere solamente perché lui è un premio Nobel, ecco, mettiamola così. E questo vale in tutte le discipline scientifiche in generale, e in generale non solo nelle discipline scientifiche. Bisogna sempre portare delle prove a sostegno. Certo, il metodo scientifico praticamente. Poi, ecco qua, arriviamo a un argomento che un po' riassume tutte le cose. Ci ridiamo, ma non c'è molto da ridere. Però è stata una cosa che anche questa sui social è girata molto, perché Paolo Fox, lo conoscerete tutti, all'inizio, a Capodanno del 2000, 2020, fine 2019, inizio 2020, è girata la notizia che lui avesse descritto quest'anno come un anno bellissimo, dove si viaggerà un sacco, dove si faranno nuove amicizie, eccetera, eccetera. Questa era la notizia che era girata. Poi e c'era un estratto di un breve video nel quale lui diceva questa cosa qui. Poi è venuto fuori che si riferiva solamente tipo al segno dell'ariete. Io non so gli arieti durante il periodo del lockdown cosa abbiano fatto, io presumo che non abbiano girato molto il mondo. Tutto questo per introdurre che cosa? Un argomento che a voi di Polaris e in generale comunque anche a noi sta molto a cuore, ecco, che è quello dell'astrologia. L'astrologia, la più grande delle astrobufale, la definiamo. Allora, voglio premettere che comunque l'astrologia ha un grande valore dal punto di vista culturale e sociologico, culturale, perché Anche è storico, nata. volendo. Storico, storico assolutamente, perché è nata prima dell'astronomia, è nata l'astronomia all'inizio era solo astrologia e quindi ha un grandissimo valore storico, culturale, eccetera. Poi però le strade si sono divise, è nata l'astronomia che ha affrontato lo studio del cielo con strumenti, con metodo scientifico e invece l'astrologia ha continuato a rimanere così, a fare delle previsioni e a collegare l'influenza e a collegare le stelle al nostro carattere, l'influenza delle stelle al nostro destino e sono cose assolutamente prive, non vere e prive di ogni fondamento scientifico, ma non solo prive di ogni fondamento scientifico, proprio
assolutamente false, anzi è scientificamente provato che sono false. E qui vediamo i 12 segni dello zodiaco, quelli che ci affibbiano quando nasciamo, ci dicono: ah, tu sei nato, non so, nel mio caso, sei nato il 18 giugno, sei dei gemelli. E in realtà queste costellazioni esistono, che cos'è una costellazione? È un allineamento, una configurazione di stelle in cielo che formano un determinato disegno, ma è una nostra convenzione. È come quando sulla settimana enigmistica noi uniamo i puntini numerati per formare una figura. Circa 2000 anni fa. Più di 2000 anni fa, gli antichi greci, per orientarsi nel cielo e poter riconoscere le stelle e orientarsi, perché una volta il cielo era importantissimo, torno un attimino indietro, scusami Giacomo, Prego. grazie. Hanno, per riconoscere le stelle, si sono accorti che determinati gruppi di stelle rimanevano sempre nella stessa conformazione. Allora hanno inventato delle figure. In questo caso la più famosa è il Grande Carro, che è una parte della costellazione dell'Orsa Maggiore. Vediamo sette stelle. Se ci volgiamo verso nord, noi vedremo sette stelle luminosissime che potremmo idealmente collegare con un tratto e assume la figura che ne viene fuori è quella mostrata qui in figura, che per gli antichi rappresentava un carro trainato da buoi con un po' di molta fantasia. Noi ci vediamo più un pentolino. Gli americani, il Big Dipper, che sono molto pratici, vedono più un pentolino col manico lungo, sembra proprio un pentolino. Ecco, quello che a noi sembra il grande carro o un pentolino, o che dir si voglia, e che a noi sembra che quelle sette stelle siano vicine tra di loro e possono avere qualcosa a che fare l'una con l'altra. In realtà è falso, perché è solo il nostro punto di vista, la nostra prospettiva bidimensionale del cielo. Noi abbiamo una prospettiva schiacciata e bidimensionale del cielo, che ci fa apparire piatte tutte le figure. In realtà, come si vede da questa illustrazione, le sette stelle che compongono il Grande Carro, che è una costellazione visibile tutto l'anno, si chiama costellazione circumpolare. Vedete, ognuna di quelle stelle, le distanze in anni luce dal nostro pianeta sono molto diverse e vanno dai 78 anni luce a più di 100 anni luce. Quindi vuol dire che quelle stelle sono lontanissime tra di loro e non hanno nessun legame gravitazionale, nessun legame tra di loro. Quindi, se non hanno nessun legame tra, anzi, di più, se noi ci spostassimo e non osservassimo dalla Terra, ma osservassimo da un altro pianeta, di un'altra stella, noi non vedremmo più la figura classica del Grande Carro, dell'Orsa Maggiore o delle costellazioni a noi familiari, dell'Ariete, del Toro, dei Gemelli. Le vedremo tutte diverse da un'altra prospettiva, tutte scompaginate, diciamo, e assumerebbero, unendo quelle stelle, si formerebbero figure diverse che non sarebbero più riconoscibili, perché dipende solo dalla nostra prospettiva, da che punto, guardiamo il cielo, da che punto dello spazio guardiamo il cielo. Se vai più avanti nella diapositiva, che c'è dopo, vediamo qui per esempio la costellazione di Cassiopea, che è una costellazione molto famosa, composta da 5 stelle principali, poi neanche altre più minori, meno brillanti, ma le 5 stelle più brillanti della costellazione sono disposte come una grande W, come vedi, eppure ci appaiono così perché noi non abbiamo il senso della profondità nel cielo. In realtà qui si vede la vera posizione di quelle 5 stelle, che sono lontanissime tra di loro, non hanno nessun collegamento, e se noi ci spostassimo a osservarle in un altro punto dello spazio, non apparirebbe più la figura della W di tanto familiare della costellazione di Cassiopea. Cassiopea, regina di Etiopia per gli antichi.
E quindi, andando avanti, possiamo dire che queste costellazioni sono delle pure convenzioni umane. E poi c'è un altro, vorrei accennare a un altro velocemente, perché questo è un argomento tecnico, ma lo dico in modo semplice, cerco di dirlo in modo semplice. Per demolire tutta l'astrologia e tutti gli oroscopi basta conoscere il fenomeno fisico e astronomico della precessione degli equinozi. Che cos'è? Praticamente il nostro pianeta, la nostra Terra, come tutti sanno, ruota su se stessa in 24 ore, che è la durata di un giorno. Ma l'asse di rotazione della Terra, che è l'asse ideale che noi possiamo disegnare, che va dal polo sud al polo nord e fuoriesce idealmente dal pianeta, l'asse di rotazione è inclinato di più di 23 gradi circa rispetto al piano dell'eclittica. Che cos'è l'eclittica? È la linea immaginaria, il piano immaginario su cui orbitano tutti i pianeti, perché tutti i pianeti del Sistema Solare e anche la nostra Terra orbitano più o meno sono complanari, hanno orbite complanari che giacciono più o meno sullo stesso piano. Questo piano è chiamato eclittica. Ora, la Terra, l'asse di rotazione terrestre, è inclinato di 23 gradi circa sul piano di questa eclittica, e vuol dire che quando ruotiamo e quando andiamo anche avanti lungo la nostra orbita intorno al Sole, noi ci spostiamo e facciamo con il no se prolunghiamo l'asse di rotazione fino al polo nord celeste, che indica la stella polare, noi vediamo che formiamo idealmente un cerchio. Questo cerchio è la linea della precessione. Per fare un esempio molto facile, vi ricordate almeno quelli della mia generazione? Da bambini avevamo quelle trottole, giocavamo con le trottole che caricavamo facendo su e giù su un asse, caricavamo la trottola e la trottola molto grande girava e girava per tantissimo tempo. Quando la trottola stava per finire di girare, non girava più perfettamente dritta, ma cominciava a oscillare. Questa oscillazione dell'asse della trottola è esattamente la stessa oscillazione che fa la Terra con il suo asse di rotazione, e oscilla. Questa oscillazione si chiama precessione. Cosa vuol dire? Vuol dire che questo cerchio di oscillazione che percorre l'asse di rotazione terrestre ci mette circa 26.000 anni a compiere un intero giro. 26.000 anni, siccome le costellazioni sono state fissate circa 2.000 anni fa, in 2.000 anni di storia noi ci siamo un po' spostati e le costellazioni non sono più nell'esatto punto del cielo in cui erano 2.000 anni fa, ma gli astrologi di questo fenomeno non ne tengono conto. Gli astrologi continuano ancora a calcolare le posizioni delle costellazioni come erano 2.000 anni fa, senza considerare che la Terra si è spostata nello spazio. Quindi, se andiamo avanti, vediamo per esempio le 12 costellazioni dei 12 segni zodiacali che conosciamo: Ariete, Toro, Gemelli, che corrispondono a costellazioni vere del cielo, che gli astronomi conoscono benissimo, ma non sono più nelle stesse posizioni. In particolare, gli antichi 2000 anni fa avevano diviso sul piano dell'eclittica queste costellazioni in fasce tutte uguali. In 12 costellazioni, ogni costellazione pensavano che il Sole transitasse nello stesso tempo per ognuna di queste costellazioni. In realtà si vede molto bene ad occhio nudo che alcune costellazioni sono più piccole, come la costellazione dell'Ariete, che è molto piccola, e altre costellazioni, come quella dei pesci o dello scorpione, sono molto molto più grandi, e quindi il Sole, attraversando nella sua orbita queste costellazioni, ci mette più tempo. Ma se andiamo avanti, vi propongo un giochino. Qui c'è una tabella, sembra complicata, ma complicata non è. Possiamo tutti fare una verifica. Allora, nella prima, ci sono tutte riportate le 12 costellazioni zodiacali più una, che è quella dell'Ofiuco, che esiste, ma che gli astrologi antichi non avevano contemplato. Allora, nella prima colonna, dove c'è scritto appunto tropicale, noi vediamo le date
dei segni zodiacali, degli astrologi, quelle classiche, quelle secondo cui che noi consideriamo quando nasciamo e pensiamo che la nostra data di nascita, se rientra in una di queste date, allora apparteniamo a uno di questi segni. Nell'altra costellazione, nella seconda colonna, dove c'è scritto non tropicale, non leggo più bene, Siderale, siderale. siderale, ci sono le date aggiornate che dovrebbero essere aggiornate secondo le dimensioni delle costellazioni reali. Ma quello che a noi importa veramente è l'ultima colonna, la terza colonna, le date astronomiche. Allora, vi faccio un esempio con la mia data di nascita. Io sono nata il 18 giugno, mi hanno sempre detto sei della costellazione dei gemelli. Infatti, nella prima colonna il 18 giugno rientra nella costellazione dei gemelli, ma se guardo la terza colonna, la data astronomica, il 18 giugno è nella costellazione del Toro, rientra tra le due date della costellazione del Toro. Perché io non dovrei leggere l'oroscopo dei gemelli, ma dovrei leggere, se credessi all'astrologia, cosa che non è vera, ma pur ammettendo, dovrei leggere il mio oroscopo. Io sono nata nella costellazione del Toro, perché il Sole, quando sono nata io, era in quella costellazione. Gli astrologi non hanno assolutamente aggiornato i loro segni zodiacali, se tenendo conto della precessione degli equinozi, che è un fenomeno scientifico, fisico, provato, e quindi fanno ancora oroscopi basati su vecchie configurazioni stellari. Quindi ognuno di noi non appartiene al segno zodiacale a cui crede di appartenere da sempre, ma appartiene al segno precedente, perché in questi 2000 anni i segni anticipano di un segno. Quindi chi è del segno dei gemelli come me, in realtà è del segno precedente del segno del Toro. Chi crede di essere nato sotto il segno del Toro, in realtà è nato sotto il segno dell'Ariete. Con questa tabellina, consultando l'ultima tabella, l'ultima colonna a destra, si vede chiaramente. Cercate la vostra data di nascita e scoprite a quale segno zodiacale appartenete veramente. Ma anche se scoprite a quale segno appartenete veramente, non dovete leggere gli oroscopi di quel segno, perché le stelle non hanno nessuna influenza sul nostro carattere, assolutamente. Stavo per dire che io quindi ho sempre letto l'oroscopo sbagliato. Hai sempre letto l'oroscopo sbagliato, come ho sempre fatto io da ragazza. Poi, quando ho cominciato a appassionarmi di astronomia, ho scoperto questa cosa. Però in realtà non devi neanche leggere il tuo oroscopo No, giusto, perché certo. anche quello Io sono ad esempio tutte. appunto sono nato il 31 agosto, quindi sono Sì. sempre stato vergine, ma in realtà sarei leone, In realtà quindi... sei Leone, sei per la Sì, scienza. per la scienza sono Infatti, se leone. vai a vedere con il programma il Planetarium e Stellarium, che sono dei planetari che si scaricano gratuitamente, open source da internet, e potete vedere nel passato e nel futuro tutte le configurazioni del Sole, delle stelle, dei pianeti, vedrai che quando sei nato tu il Sole era nel Questo legno è del segno. interessante proprio da un punto di vista, a prescindere dall'oroscopo, ma scientifico-culturale comunque, anche Certo. per diciamo che io non so se ci sia un po' di gente che crede nell'oroscopo, sicuramente c'è. Guarda, ti stupiresti a vedere quanta gente anche colta e istruita crede negli oroscopi. La cosa che ci sentiamo dire noi maggiormente è: no, io non credo nell'oroscopo giornaliero, assolutamente, negli oroscopi dei giornali, credo solo nelle caratteristiche distintive del carattere del segno, perché io mi riconosco nel carattere del mio segno. Questo lo dicono quasi tutti. Sì, è In vero. realtà, con questa tabellina dimostriamo che se ti sei sempre riconosciuto nel carattere, nei tratti caratteristici che attribuiscono Al tuo gli segno in astrologi al realtà è del tuo segno, in realtà sei precedente. un altro segno. È Certo, stato certo. fatto un esperimento bellissimo in America, è stato fatto, sono stati descritti dei caratteri caratteristici
molto validi, caratteriali, e sono l'avevo. stati in una busta chiusa e sono stati distribuiti a 200 persone diverse e hanno chiesto a ciascuno di essi: ti riconosci in questo ritratto caratteriale? Senza dire a quale segno zodiacale si riferisse, tutti hanno risposto: sì, mi ci vedo assolutamente. E questo perché? Perché sono stati messi dei caratteri molto generali, tipo sei una persona sensibile, quale persona direbbe di non essere sensibile? Sì, Sei una certo. persona che non sopporta determinate cose, sei una persona che alcune volte diventa suscettibile, chi non diventa suscettibile alcune volte? Se non mi Cioè, sbaglio cose era stata. talmente generiche che piacciono a tutti. Se non mi sbaglio era stato fatto un esperimento simile, ma i bigliettini erano tutti uguali anche. Sì, anche esattamente, C'era erano stata una cosa di uguali, questo tipo. sì, infatti. Bene, bene, quindi adesso sapremo come leggere l'oroscopo. Come non leggere l'oroscopo? Allora, quindi, ricapitolando appunto, questi sono i consigli, per evitare di, come abbiamo detto all'inizio, di fare misinformazione, quindi di condividere notizie false pur in buona fede. Quindi non fermatevi mai. Il titolo, anche se questo titolo vi solletica, vi piace oppure vi fa arrabbiare, leggete tutto l'articolo, considerate l'attendibilità della fonte, dell'autore, cercate su Google le parole chiave dell'articolo se avete qualche dubbio, perché comunque come minimo imparate qualcosa di nuovo. Al più scoprite che invece la notizia magari è falsa o manipolata. Controllate le date, perché molto spesso le notizie sono vecchie oppure riprese o già chiarite, ecco. Verificate che non sia uno scherzo o una parodia. Chiedete agli esperti se possibile, contattate qualche esperto prima di condividere una particolare notizia e soprattutto mettete da parte i bias, quindi in particolare tutti quei meccanismi che ci aiutano, che ci, diciamo, tradiscono un pochino e confondono un po', però basta saperlo. Tutti noi cadiamo nei bias cognitivi, tutti noi siamo vittime dei bias cognitivi. In particolare, se siete troppo arrabbiati o compiaciuti perché il vostro punto di vista è stato confermato oppure, diciamo, distrutto per il contenuto di un articolo, ricontrollate e nel dubbio lasciate perdere. Ne se avete dei dubbi per una notizia, al limite non condividetela, non mettetela sui social, non schiacciate il tasto mi piace, non mandatela via WhatsApp al vostro cugino, amico, genitore. Piuttosto non condividetela, non muore nessuno, sicuramente non sarà per colpa vostra che il mondo non avrà quella notizia. Questo è un po' una somma di tutto, ecco, questa frase. Non so se concordi, ma penso Concordo al di sì. 100%. Sì. E in ultimo, qualche sito, qualche pagina, qualche fonte in particolare dalla quale trovare degli approfondimenti. La prima è l'associazione Ligure Astrofili Polaris, la Sì, quale noi abbiamo abbiamo. il nostro sito che è www.astropolaris.it, oppure Ok. abbiamo la pagina Facebook, chiocciola Astropolaris Genova, e poi il canale YouTube Certo. anche su come Astrofili Beh, Polaris. magari poi mettiamo nei commenti i link, ma Sì? comunque se è facilmente ritrovabile. Poi ci sono alcuni altri canali, come ad esempio Link to Universe e quello di Adrian Fartade, che è stato più volte ospite proprio di Polaris negli scorsi Sì, anni. è stato nostro caro Sì. amico di Polaris, è stato ospite negli anni varie volte, sia presso la nostra sede che presso le conferenze che organizzavamo al Museo di Storia Naturale Giacomo Doria, e quindi lo seguiamo sempre con piacere perché è molto serio come divulgatore scientifico, e, oltre che bravissimo, è anche molto serio e quindi assolutamente i suoi canali sono una fonte attendibile. Poi, beh, Luca Luca Perri, Perri, che assolutamente conosciamo anche lui. tutti dal Festival della Scienza e altri ambiti Bravissimo. divulgativi, l'INAF ovviamente, e in questo caso l'Osservatorio Astronomico del Righi, e comunque ogni città, ogni no, però molte città hanno un osservatorio astronomico che molto spesso fa attività divulgativa, se non Sì, si tratta di certo. O associazioni, si tratta associazioni, magari. o osservatori, ogni città ha la propria. Diciamo il gruppo astrofili, siamo Esatto. presenti più o meno come astrofili in tutta Un po' Italia. in tutta Italia, sì.
Questi sono altri link che si possono consigliare per approfondire invece la questione delle bufale vere e proprie, quindi siti che fanno debunking oppure che analizzano le notizie o che magari chiariscono sia in Italia sia oltreoceano. In questo caso c'è Snopes, che è un famoso sito anti-bufale di debunking, e danno un po' una mano a chiarire magari notizie già sbufalate da altri. È anche utile fare questo perché molto Sono molto spesso, interessante e divertente sì, anche. perché molto spesso non è così semplice capire se una notizia è vera o falsa, ma in questi casi, che poi sono quelli già visti anche nella presentazione, lo hanno già fatto altri. Quindi magari è utile cercare la notizia e capire se qualcuno ha già fatto un'analisi della notizia stessa. Qui ci sono alcune letture consigliate, queste magari poi le metterò nei commenti se possono interessare. E vediamo un attimo, eccoci qua invece più grandi. E ora stavo guardando un attimo i commenti che ci sono arrivati e sulla questione dei campi del grano si approfondisce dicendo che qualcuno crede che siano gli alieni. È vero, qualcuno crede che siano gli Sì. alieni. E magari su alcuni cerchi del grano non sia in realtà una precisa idea dell'origine. E si bisognerebbe fare un discorso molto più ampio. C'è da dire che alcuni cerchi del grano, in particolare quelli italiani, non hanno origine aliena ed è appurata l'origine umana dei cerchi del grano, Certo, sì, quantomeno, quantomeno di questi. assolutamente. Ed è appurato che sono realizzabilissimi da persone umane utilizzando strumenti minimi, una No, corda e un pezzo di legno, ecco, cose di questo tipo. Poi ci dicono ancora, una delle bufale più incredibilmente dette, ripetute e credute è quella che in estate le giornate si allungano, inteso come ore di sole. Qui, allora, io stavo guardando un attimo, che diceva, le giornate si allungano dopo il solstizio d'inverno. Io, allora, su questo sono ignorante, in effetti. E anch'io credevo che le giornate si allungassero d'estate. Cominciano ad allungarsi Sì, dopo il solstizio dopo il d'inverno. solstizio d'inverno, quindi dopo, vabbè. Quindi Il massimo è a giugno. il massimo è giugno, perfetto, ok. E quindi se tra chi ci sta ascoltando c'è ancora magari qualche domanda relativa anche alle attività delle rispettive associazioni, noi ci siamo ancora per qualche minuto. E per il resto io ti ringrazio Alessandra per la bella chiacchierata che è durata tanto, però è stata intensa, però diciamo che ce la siamo cavata bene, direi, mi pare, ecco. No, grazie a te, hai dato delle informazioni veramente interessanti, anche i siti dove andarsi a informare sulle bufale. Comunque è un argomento che non è mai troppo poco, bisogna parlarne sempre tanto e sensibilizzare il più possibile tutti, soprattutto i giovani che usano tantissimo i social e quindi secondo me bisognerebbe fare veramente informazione su questi argomenti sin dalla scuola, diciamo, iniziare dalla scuola e comunque poi per tutti, perché ci cadiamo tutti prima o Sì, ma poi. inevitabilmente nella condivisione o nella mala interpretazione di una notizia o altro ci cadiamo tutti e molto spesso non ce ne rendiamo conto e quando ce lo fanno notare magari ci rimaniamo anche male. Sì. L'ideale è sapere che tutti possiamo sbagliare. Io stamattina ho condiviso una notizia, ho letto male una notizia, l'ho condivisa e poi mi sono subito dopo corretto dicendo Certo. ho capito male, perché tutti possiamo capire male, tutti possiamo malinterpretare una cosa. Assolutamente, L'importante è assolutamente. ammetterlo. L'importante è ammetterlo e poi il problema non è quello dell'errore singolo che può capitare, è quello di non approfondire e quindi di continuare con troppa leggerezza a non approfondire, a condividere e quindi continuare a sbagliare in modo massiccio. E questo è il problema, non è il singolo errore. Certamente, anche perché poi se vengono condivise così tante notizie false o dubbie, questo No, poi proprio ne va anche la della difesa nostra, sociale è proprio un esattamente, della nostra reputazione.
Quindi niente, io ti ringrazio, ringrazio Polaris a nome di Zeus, a nome di tutti. Grazie a voi, Zeus, complimenti per le iniziative che fate, siete sempre presenti in prima linea Grazie, per la divulgazione, quindi vi seguiamo sempre, grazie. siete Anche noi seguiamo sempre le un esempio vostre. serio di ottima divulgazione. Grazie, io invito tutti quelli che ci stanno seguendo, se non ci conoscevano, a approfondire la nostra conoscenza sulla pagina Facebook e sul nostro canale YouTube. Dovrebbe esserci in pagina qualche link. Abbiamo fatto durante questo periodo di lockdown una serie, quasi 10, 15, dalla regia mi dicono 15 dirette con diversi ospiti per Bravo. parlare di diversi argomenti, anche le bufale, ma non soltanto. Abbiamo parlato di cellule staminali, di ricerca, di biotecnologie, di veramente tanti argomenti e quindi niente, abbiamo fatto questa divulgazione a distanza della quale siamo tutto sommato soddisfatti, ecco. Quindi grazie mille per essere stati i nostri ospiti e Grazie a voi, Giacomo. buona serata a tutti. Buona Buonasera, buonasera a serata. tutti, grazie.